Allora, due cose da fare. Una non è un problema, l'altra potrebbe esserlo. Dobbiamo trarre in salvo due persone che abbiamo già incontrato. Una la raggiungiamo senza troppi patemi dalla grande cattedrale, penso, se non ricordo male la strada. Era il vicino di casa di Arianna. Pare che sia una persona molto malfidata nei confronti dei cacciatori. L'unico modo per convincerlo a uscire di casa e a recarsi in un posto sicuro è l'esempio che noi gli abbiamo offerto con Arianna. Ora dovrebbe essere più disponibile a farsi avanti. Mi hanno detto che farà sempre l'esatto contrario di quello che gli diremo noi. E anche i suoi consigli andranno presi in quel modo. Cioè, dovremmo fare l'esatto contrario di quello che lui ci dice. È ancora vivo. È sempre ancora vivo. Non disturbiamo il gigante che dorme. Piccolino. Col suo bel capellino. Ciao. Fai la nanna, tu e la tua campanella, via. Ah, già c'è la morte. Ormai adesso baffano le armi, sti stronzi. Ma chi ve l'ha detto che potete farlo? Qua, no. No, 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 no. No, no. Via. Si sta facendo furbi, bufferano le armi, ma io non ti disturbo. 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 Yes. Eccoli qua, i Lovecraftiani. Come mai tolgo così poco? Erano. Oh, no, 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 no. Piano, 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 piano. Una cosa alla volta. Si stavano difendendo. Vedi, mi ha tolto pochissimo stavolta. Mentre il corvo faccio effetto. Ma chi è che spara? Addio dunque. È stato un Si continua a piacere lavorare. che il buon sangue ti mostri la via. Ho fatto fuori uno dei boss più scarsi di Bloodborne con un amico online. Non era mio amico, era uno sconosciuto, ma lui è diventato. Ovunque egli sia, sei ancora nei miei pensieri. Potevo evitare, però avevo la curiosità di fare una boss battle con qualcuno. Ho beccato, senza saperlo, proprio la più scarsa. Avrei dovuto riprovarci e ce l'avrei fatta, quasi sicuramente. Non devo andare di qua. Coupe de théâtre. Ah, si scende, si scendeva di qua e dovremmo ritrovare le lanternine delle abitazioni. Tipo questa. Ma io devo arrivare in fondo di qua. Sono arrivato dal lato opposto. Vorrei gente più disponibile. Stavolta t'ho visto, al pelo, ma ti ho visto. Che cos'è questa assurdità di cui lacrimi? Ho sentito che hai parlato di un rifugio a quella donnaccia. Beh, Beh, intanto non può Arianna fa trattarsi di un un estraneo. lavoro splendido, lo fa bene. Era soltanto Non un bacio di offenda. denaro. Non ne ho. Bisogna Beh, vediamo. insistere. Quale menzogna vuoi propinarmi oggi? Credi che io sia un bersaglio facile? Sì? Mostrami cosa sai fare. Devo dirgli l'esatto contrario. Io non voglio che vada alla clinica di Josefka. Voglio che vada alla cappella di Odon, ma per mandarlo alla cappella di Odon devo mandarlo alla clinica di Josefka. L'altra via la preferisco, mi ci trovo di più. Guardalo! Ma che CGI! Solo quello fa? Spara i soffioni? Niente da fare, la sega è ancora l'arma migliore. Ah! Il collo! Ah, il collo! Il collo! Il collo! Ah. Distorcere i colli è una cosa brutta. Guarda un po'. Ehi! Chissà da quant'è che sei qua comunque, Salve. eh. Senti Un col bel posto per campanellino al te. collo. Devo avvisarti. Dimmi. Non avvicinarti alla tomba sotto la cappella di Odon, a Cathedral Ward. Henrik, un vecchio cacciatore, è impazzito. Henrik stava con Me ne occuperò Gascogne. io di lui. Grazie. Non Suppongo di doverla aiutare avvicinarti in alla realtà. tomba Cioè, quando sotto ti la dicono non cappella di avvicinarti Odon, perché ci devi a Cathedral andare. Ward, ho una cosa da fare laggiù. Cioè. Ti
Certo, psicologia inversa, lo so, la conosco, ormai la uso spesso. Se ce la faccio, appena riuscirò a trovare la tomba sotto la cappella di Eudon, perché non so come raggiungerla in realtà, io non conoscevo l'esistenza di una tomba sotto questa cappella. Qua siamo, viviamo ancora nel panico? Potrebbe ucciderci tutti! Ah, avevo visto che il teletrasporto fino alla località subito prima della cappella di Eudun, cioè dove abbiamo affrontato Gascogne, non è più disponibile. Potrebbe a questo punto essere legato alla quest della signorina, la prima persona con un po' di giudizio che ho incontrato in questo gioco. È questa lanterna qua che non è disponibile. Almeno dal teletrasporto del sogno del cacciatore. Ma sembra tutto tranquillo. Sì. Tutto bene? Ecco, vedete. Cazzo! Lei chi è? Oh! Che è? Cosa vuole da me? No, 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 troppa energia lei. Troppa energia lei. Eccola! Eccola! E quindi questo è Henrik? Così, senza neanche una presentazione. A vanvera! Cambiamo arma, vediamo un po'. Ce la stiamo cavando, ce la stiamo cavando. Uia! Colpire. Ah, mi sa che è andata. Aveva la mannaia di base. Aspetta un attimo. Una runa, erede, mi piace. Quindi era Henrik. Don. Non eri tenuto a farlo, ma No, ero tenuto, lo ti so. ringrazio. Ce l'abbiamo fatta senza morire. Non sei per niente male. Immagino che tu abbia ucciso anche Gascoigne, allora. Sì. Spiace molto per la figlia. Sì, Ormai stava cedendo, so che doveva essere fatto. mi è ceduto Però davanti. cerca di non sporcarti le mani. Un cacciatore deve cacciare le belve. Lascia che sia io a cacciare i cacciatori. Lei di mestiere caccia i cacciatori impazziti? A me basta che non cacci i cacciatori sani. Non vedo per quale motivo diventerebbe un antagonista di questo gioco, per quanto ne so finora. Va bene, io ho fatto la mia buona azione, no? Bello, mi piace. Perché sapevo che questa era la tomba? Sotto la cappella. Non è sotto la cappella. Sotto, beh, per certi versi sì. Ma non sotto. Io tendo a prendere gli ordini in modo molto letterale. Quasi in modo autistico. Se mi dici sotto, io vado a cercare sotto. Io tolgo le piastrelle dal pavimento. L'indizio c'era perché non potevi più teletrasportarti qua, dovevi arrivarci a piedi. Ed era da un po' già che me lo faceva. Però tra una cosa e l'altra non avevo avuto il tempo di recarmici. A parte che potrei. Ah, aspetta. Tornare al sogno del cacciatore e ripresentarmi alla cappella di Odin attraverso il teletrasporto. Così il vecchio bisbetico, perché mi sembra vecchio, di solito la gente che si comporta così lo è. Potrebbe apparire. A parte che ogni scusa è buona per non andare subito alla foresta. È arrivato qualcuno? Grazie. Dimmi, quel vecchio, gli hai parlato di questo Ah, luogo, allora è sai? arrivato. Certo, quanto a conversazione non mi Ah, offrirà forse è seduto molto, laggiù. ma preferirei sapere che è vivo. Sai, Scusa per quella ero lama troppo curioso. vicina alla tua Speravo faccia. che la mia richiesta, alla fine, fosse utile per aiutarmi. Vedi, non sono mai stato di alcuna utilità. Ma poverino. È una cosa che mi fa felice. Ecco tutto. Beh, però spazi benissimo per terra. Tutti con la faccia problematica, eh? Tutti. Non ha occhi visibili, ma forse è meglio così. Siete parenti, dai. Orsù.
Siete parenti. Ehi, ce l'hai fatta, bravo, eh? Ti avevo detto di andare dall'altra parte. Forestiero truffaldino. Davvero pensavi che funzionasse? Non mi inganni. Adesso sparisci, credimi, ti conviene. Vattene, non sopporto il fetore del tuo alito menzognero. Salviamo sempre i Voglio migliori. darti almeno un consiglio. Fai attenzione al cieco. L'asia è del mendicante alla fine della catena alimentare. E poi lo si trova qui, a comportarsi come se fosse il padrone. Non bisogna fidarsi di lui. Il cieco. Poi mi chiedo che possa volere da tutte quelle persone. Quel malandrino ha un passato torbido, tienilo a mente. Ma cosa, il cieco è quello là? Il che vorrebbe dire che devo fidarmi di lui perché tu mi dai consigli sbagliati. Dammi tregua, per favore. Non ho tempo per le tue menzogne. Via, vedi di andartene. Che soddisfazione fare le buone cose. Andiamo là. C'è anche un boss là, lo so. Io non li sopporto. Non li sopporto ancora. Possiamo aumentare entrambe. Abbiamo 16 frammenti, con questo scendiamo a 8 e potenziamo comunque la lama sacra di Ludwig. Sono contento. Ah, è aumentata di classe la sega lancia perché ora chiede un pezzo di pietra del sangue che non ho mai visto finora. Io per ora non ho troppi problemi a colpire e a far del male, quindi se ho dei problemi è perché sono imbecille io, non perché le mie armi tolgono poco. La lapide per andare al villaggio è questa? No, il carcere dell'ipogeo. Sì, in realtà è il villaggio. Il nome che era apparso era il villaggio, ma lo chiamano carcere dell'ipogeo. Forza e coraggio. Beh, a te, scusa, ma. Ecco. È ancora qua, bene. Mi hanno detto che il vestito di Gascogno può funzionare. Sì, funziona. Non mi devo umiliare indossando vestiti da prete. Mi sono spogliato, non era abbastanza umiliante. Ne ho già un casino, grazie. Wow, felice di vedermi. Puoi andare alla cappella di Odin. Sì, non si scrive così Cathedral World, ma va bene. Lo so, è capitato anche a me. Però non chiudono le porte delle celle. Sono un po' stupidelli. Sei fuori da parecchio tempo. Sì. La cappella di Odin è molto sicuro, sai perché? Perché non ce le ha le porte! E anche questa è fatta. Ora non mi resta altro da fare. Che abat-jour enorme! Non mi resta altro da fare che esplorare un po' questo posto. È tempo di follia, vero? Ah, è tempo di chiesa. Qua giù, sì. Qua su invece è tempo di follia. Puoi morire. Tranquillo, Shin. Puoi morire. La loro inesorabile lentezza. Due no, due no. Tiè. Li ucciderò. Scusa. Puoi dire al tuo amico che basti solo tu? Eh? Non è che c'è sto muro invisibile. Questa è la cosa più vigliacca del mondo. Non concepisci l'idea di abbassare la testa e passare sotto, né? Perché non dovrei approfittare delle debolezze strutturali di Bloodborne? Se sai dribblare bene, questo lo fai fuori. Chissà quanto deve essere infame il capo di questi qua. No, 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 ma. No, perché hai rallentato? Perché stavolta hai rallentato? Poco male, riparto da qui. Una parrucca! La voglio! La gente di Kanehearst, che è un'altra setta separatista della Chiesa della Cura. Ah, per quanto ricordo quanta confusione me l'aveva detto Alfred. Rituali da incubo Brahman un neonato. Trovane uno e silenzia il suo pianto straziante. Devo uccidere i neonati anche?
Va bene, ma guarda quanto tolgono con un sacco. Con un sacco, tolgono un sacco con un sacco. Guarda il lato positivo, li ammazzi tutti e due e puoi andare avanti per una volta. Confermo di avere un rapporto molto negativo con questi figuri. Che cazzo è? Ah, l'aritmia. Tempo di collaboratori. Ne sarei felice. Che posto è questo? Ah, è un porco. Stavo chiedendo cosa fosse. E beh, è un porco che va in giro con aria signorile. Questi suini non sono mai un problema. Fa un po' specie, no? Che esci da un luogo spaventosissimo qua e ti vedi un porco enorme che sale le scale. E dici, vabbè. Guarda, un cielo da sangue smunto. Beh, bello. Se questo è un cielo da sangue smunto, sarebbe bello averlo in una notte normale. Meraviglioso Belvagic, è un porco. Adesso, non montatevi la testa, è un porco. Un po' anorlondesco. Sono incerto su quale direzione seguire. Sangue freddo frenetico. Eravate a corto di aggettivi. Sento di nuovo dei casini da porco gigante. Ciao. Hogs of War. Dove vado? Dovrò andare da entrambe le parti, ma la scelta iniziale è così dolorosa. Vabbè, intanto facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto finora. Mi metto qua e lascio un messaggio. Se troverete questa frase, spero che nessuno l'abbia coniata nel frattempo, in giro per Yharnam, inizierò a metterla a partire da ora. Sappiate che è un messaggio lasciato dal povero esploratore Sir Paffio, interpretato da Shinra Intern. Puzza di grasso. Concludi. Eccoli qua, i fantasmini con la tuba ti diranno puzza di grasso. Dov'è che era il porco? Di qua. Muoviti. Minchia se corre però, ho visto tutto il suo deretano. In una grande serie di dettagli da National Geographic. E se ne va con un'esplosione di metano che non oso immaginare. Carta del fulmine. Le stavo finendo. Io vorrei scendere le scale di là comunque prima. Fallo. Urca. Non devi farti colpire in Bloodborne. Non hai ancora capito qual è lo scopo principale del gameplay di Bloodborne? Io non ci credo. Non ci credo. Cioè, mi hanno ucciso anche gli scalini. Ci sono caduto dentro. Che vabbè, ok. C'è di peggio nella. C'è di peggio nella vita. Ma che due coglioni. Cioè, che due coglioni anche, no? Ecco. Levati dal cazzo. Tanto non esci di qua. Non esci di qua. Non esci di qua. No, la strega può anche venire. Babom. Sì, beh, si farma qua, eh. Si farma bene, vedo che pagano. Una ruota di un carro. Mollata qui. Niente che. Questa per forza. Per evitare i due? Grazie. E quindi se faccio l'altro percorso a destra apro anche l'altra porta. Ci sono dei cori in sottofondo nella colonna sonora che non concepisco. Perché? Cos'è tutta questa epicità drammatica? Conoscenza del folle. Sta a vedere? Conoscenza del folle. Conoscenza del folle. E tu cosa sarai? Forse una fiala? No! Una conoscenza del folle! Elmo di ferro con cappuccio nero. Abito nero di Yharghul. Eh sì, voglio proprio mischiarmi tra questa gente. Cocchiero! Cocchiero! No, non è il vilezio greggio. State tranquilli. Non mi piace, non voglio i cappucci. Mi piace vedere la faccia di Sir Paffio. L'abito nero di Yharghul ha solo una difesa fisica più alta e una resistenza alla follia. Ma tanto guarda. Torna indietro. Oh.
Odio quando mettete questo messaggio. A parte che non posso andare avanti. Ma... grazie al cazzo se non posso andare avanti. La più bella storia d'amore di questo decennio. Sei pronto a one-shottarmi? Noppe, 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 noppe! E muorici tanto, e muorici tanto.